Bene, buongiorno Quinta C, spero che oggi ci siate. Quinta C, oh, buongiorno Margherita, prima della classe di oggi sabato 23 maggio, secondo della classe Matteus, terzo Daniele e poi Giulia, Alessandra, Elisa, Filippo, buongiorno, benvenuti. Mettiamo un po' di musica, vediamo com'è questa. Non sento bene. Sì, forse sta arrivando qualcosa. Sì, è sempre Mozart, ma dovrebbe essere una parte della Sancta Maria di Mozart. E ve la faccio sentire proprio perché è antifrastico, o meglio, questa musica è antifrastica rispetto all'argomento filosofico di oggi, perché oggi parleremo di Sartre, filosofo esistenzialista, ma ateo, esponente dell'esistenzialismo ateo. No. Jaspers in realtà aveva proposto, propone un esistenzialismo religioso perché è basato sulla trascendenza, invece, Sartre propone un esistenzialismo completamente ateo, quindi no, come alternativa a qualsiasi fede religiosa, però appunto per fare da contrappunto ho scelto questa musica di Mozart, comunque bellissima, che è il Sancta Maria col coro, il Sancta Maria di Mozart. Allora, ero arrivato, non mi ricordo più a chi ero arrivato, forse a Filippo, quindi saluto Ilenia, Stefano, Riccardo e Silvia e Stefano l'altro e Francesca e Alice e Francesca l'altra e Marianna e Aurora e Giorgio e Nunzia e Giorgia. Grazie per l'apprezzamento di Mozart, Nunzia. Sono già le 12:35. Bene. Adesso dobbiamo sospendere. Allora, battutaccia del giorno, però questa invece intonata, come vedremo, alla filosofia di Sartre. Bisogna stare molto attenti a non perdere nulla, perché è l'unica cosa che non puoi assolutamente sperare di ritrovare. No, non lo puoi, non hai alcuna speranza di ritrovarlo. Se non perdi nulla. Bene, il titolo dell'opera fondamentale di Jean-Paul Sartre è appunto L'essere e il nulla, pubblicato nel 1943. 1943 vi dice sicuramente qualcosa, siamo nel pieno, nell'anno cruciale, nell'anno proprio di scrimine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, Sartre, filosofo francese, era nato nel 1905, combatte come soldato francese nella Seconda Guerra Mondiale, viene catturato dai tedeschi, subisce un periodo di prigionia, riesce a fuggire e si unisce alla resistenza francese antitedesca, quindi combatte come partigiano francese contro poi l'occupazione tedesca,
E poi già durante la guerra scrive prima e durante scrive alcune sue opere. Io vi ho, appunto, vi ho citato quella principale, L'essere il nulla, opera filosofica, ma Sartre è anche uno scrittore, è anche un romanziere, è anche un drammaturgo. No, scrisse molti romanzi, scrisse molti drammi. Addirittura ebbe il premio Nobel per la letteratura, anche se lui lo rifiutò perché contestava l'istituzione del premio Nobel. Ma questo per dirvi che già prima dell'essere il nulla, pubblicato nel 1943, aveva scritto e pubblicato nel 1938, un anno prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, un romanzo molto importante dal titolo La nausea. La nausea. Allora, partiamo proprio dalla nausea. No, l'esistenzialismo di Sartre, si basa sulla tesi, in un certo senso, preliminare, secondo la quale noi uomini, noi esistenze possibili, capiamo, siamo in grado di comprendere chi siamo, cioè la nostra esistenza, la nostra condizione esistenziale, a partire da alcune emozioni esistenziali fondamentali. No, quindi in questo trovate l'aggancio con Jaspers, trovate l'aggancio con Heidegger e prima ancora con Kierkegaard. No, una caratteristica comune dell'esistenzialismo è la tesi che noi comprendiamo chi siamo innanzitutto e soprattutto attraverso alcune emozioni speciali, appunto, emozioni rivelative della nostra esistenza, di ciò che veramente noi siamo in quanto uomini, no, della nostra condizione reale, effettiva condizione esistenziale, no? Vi ricordate per Kierkegaard l'angoscia, la disperazione, anche per Heidegger, no? L'angoscia, poi avevamo poi visto anche lo stesso in Jaspers. In questo senso Sartre è un po', appunto, un po' diverso, perché parte dalla nausea. La nausea ci rivela, no? Proprio la prima caratteristica della nostra condizione esistenziale, la prima dimensione della nostra esistenza. Perché la nausea che cos'è la nausea? Bisogna innanzitutto interrogarci su che cos'è la nausea. La nausea è una sensazione di eccessiva pienezza, no? Almeno così la propone Sartre. Eccessiva pienezza, la sensazione appunto di essere strapieni. E quindi una sensazione di ciò che Sartre chiama di troppo, no? Noi sentiamo che c'è qualcosa di troppo, qualcosa che è troppo. Che cos'è troppo? Che cos'è che ci dà questa, ci induce questa sensazione di eccessiva pienezza, di nausea, di scoppio? Per eccessiva pienezza, risposta di Sartre, è il mondo nel quale siamo collocati, è la realtà nella quale siamo inseriti, no? È la realtà fisica, il mondo fisico che come tale Sartre chiama essere, no? È l'essere, la realtà fisica alla quale apparteniamo, il mondo fisico è l'essere. Perché è l'essere? Perché è ciò che esiste. Attenzione, ma e perché ci dà la nausea? Perché è di troppo? Spiegazione. Perché l'essere, il mondo in quanto essere, ciò che è, ciò che esiste, non è né attivo né passivo, non agisce ma nemmeno subisce. Qualcosa può agire o subire soltanto se è in grado di
concepire un fine e se è in grado di quindi predisporre dei mezzi per raggiungere questo fine. No? L'attività implica appunto avere un fine e agire, quindi bisogna concepire un fine, bisogna procurarsi dei mezzi per conseguire quel fine. E poi ci sono, chiaramente, ci sono i concorrenti, ci sono gli ostacoli, e quindi si subisce, in quanto si agisce, si subisce. Ma, dunque, l'essere, il mondo, in quanto essere, non può avere nessun fine, non ha nessun fine, non può concepire un fine, non può perseguire un fine, non può procurarsi mezzi per raggiungere questo fine, quindi non può essere né attivo né passivo. Non è né attivo né passivo. Che cosa significa questo? Significa che il mondo in quanto essere non è né creato da qualcos'altro, perché in questo caso sarebbe passivo, né autocreato, ma nemmeno è in grado di, no, ma nemmeno può essere concepito come qualcosa che si sia autogenerato. Dunque non è né il mondo, in quanto essere, non è né generato né autogenerato. Ma allora che cos'è? È l'essere in quanto, sostiene Sartre, in sé. Lo chiama anche, no? Oltre che col nome di essere, perché è quello che è, lo chiama anche col nomignolo, diciamo così, col nickname di in sé. No, proprio in trattino sé. In sé, perché cosa vuol dire? Vuol dire che è tutto in se stesso e del tutto uguale, identico a se stesso. In altre parole, il mondo in quanto essere si può esprimere e concepire soprattutto in base alla identità essere uguale essere. Che cosa si può dire del mondo in quanto essere? Che cosa si può dire dell'essere dal momento che non è né attivo né passivo, né si crea né viene creato? Si può dire solo che l'essere è, cioè che l'essere è uguale all'essere. Che l'essere è in sé, l'essere è l'in sé. L'essere significa appunto esistere per esistere. L'esistenza in quanto esistenza, ovvero l'identità, no, l'essere è pura identità di sé rispetto a sé, e questa identità si esprime nell'espressione in sé. L'essere è semplicemente in sé, punto. Ma questo che cosa significa? Significa che il mondo in quanto essere è del tutto contingente, è del tutto contingente. E cosa intende Sartre? Intende col termine contingente. Intende che l'essere non è né possibile né necessario. No, è, ovvero è del tutto, è un enigma. È la sua, no, è un in sé, è essere uguale a essere, ma è del tutto enigmatico, è del tutto inspiegabile, non è né possibile né necessario, è puramente contingente, vuol dire che è puramente accidentale, è appunto c'è senza che possiamo assolutamente comprendere perché ci sia. Dunque è completamente, in quanto è contingente, l'essere è completamente privo di senso, è l'essere, il mondo, come essere, ovvero come in sé, è senza senso, è un enigma senza senso, è un enigma insensato. Ma attenzione, adesso ci colleghiamo alla nausea. No, ma appunto, se l'essere c'è, se il mondo c'è, privo di senso, privo di causa, no, né possibile né necessario, ma soltanto contingente, è appunto, è di troppo, è assolutamente di troppo, no, è qualcosa di eccessivo, è qualcosa di opprimente, è qualcosa
ci si gonfia addosso e quindi appunto ecco perché ci si rivela, no, nella nausea, che non è ovviamente la nausea di quando mangiamo troppo, ma che è la nausea di quando appunto consideriamo che il mondo nel quale siamo è di troppo, perché non ha alcun senso, perché è un enigma senza alcun senso, quindi è nauseabondo. No, il mondo in quanto essere, in quanto in sé, è nauseabondo perché è del tutto immotivato, perché è del tutto insensato, ok? Bene, allora, il titolo dell'opera di Sartre, se avete delle domande come sempre me le potete porgere, il titolo dell'opera di Sartre è L'essere nulla. Adesso abbiamo visto che cos'è l'essere per Sartre, e adesso però dobbiamo capire che cos'è il nulla. Allora, il nulla che chiaramente si contrappone in modo, no, totale all'essere, è l'uomo. L'uomo, no, in quanto coscienza razionale. Appunto, è vero Emanuele, secondo Sartre il mondo, l'essere, ci dà la nausea perché noi in quanto uomini, adesso lo vedremo, ma in quanto nulla, in quanto coscienze, è la stessa cosa, abbiamo bisogno di senso, no, abbisogniamo di senso come di pane, e quindi è chiaro che il mondo ci nausea, ci dà la nausea con la sua insensatezza, ma adesso dobbiamo capire meglio appunto perché noi in quanto uomini, in quanto esseri coscienti, in quanto coscienze siamo il nulla. Allora, Sartre per spiegarlo parte dal fenomeno della distruzione. No, noi uomini possiamo constatare una distruzione, per esempio un terremoto che distrugge una città. Noi uomini possiamo addirittura produrre distruzione con un bombardamento aereo a tappeto, no? Gli aerei anglo-americani distruggono la città di Dresda, più avanti Hiroshima, Nagasaki, ok? Allora, non a caso, forse non a caso, naturalmente nel clima della Seconda Guerra Mondiale, non è un caso che Sartre parta da un esempio incentrato appunto sulla distruzione naturale, ma anche sulla distruttività dell'uomo. Ma cosa significa distruggere? Significa annientare, significa nullificare, no? E quindi chi, no, colui, l'essente che riesce a concepire, a osservare e anche a produrre distruzione, può farlo perché è in sé nulla, perché ha in sé nulla, perché ha in sé il tremendo potere della nullificazione, dell'annientamento teorico e pratico. Allora, per capirci meglio, voi direte, ok, lo capiamo nel caso pratico, ovvero l'uomo che bombarda e distrugge una città, ok, ma attenzione, anche, no, per avere il concetto di distruzione in seguito a bombardamento di una città, noi dobbiamo avere la memoria, dobbiamo avere la coscienza mnemonica di com'era la città prima di essere distrutta e di com'era invece, di come è dopo, no, dopo, e dobbiamo avere la capacità mentale di comparare il prima e il dopo, cioè di distinguere due stati di fatto diversi e appunto poi connotarli come una costruzione e una distruzione, ok? Attenzione, di per sé, questo lo possiamo fare concepire noi soltanto in quanto uomini coscienti, perché di per sé Dresda costruita, Dresda distrutta,
sono semplicemente due configurazioni materiali, due configurazioni atomiche, due configurazioni di particelle elementari, no? Semplicemente diverse. Non è che una è una costruzione e l'altra è una distruzione. Una costruzione e una distruzione per noi, per la nostra coscienza che può ricordare il prima, com'era Dresda prima del bombardamento, e vedere adesso com'è Dresda dopo il bombardamento e confrontare, comparare. Ma dal punto di vista dell'essere, che non ha nessuna vista, che è un punto di vista zero, no, dal punto di vista dell'insé, dal punto di vista del mondo come tale, non c'è nessuna differenza, non c'è assolutamente nessuna differenza. Quindi la distruzione, la possibilità teorica e pratica della distruzione, la possibilità di concepire e di attuare una distruzione è una possibilità del tutto umana, è soltanto di noi uomini, in quanto disponiamo di una mente, in quanto disponiamo di una coscienza, no, più o meno razionale, ok? Ma siccome distruggere significa annientare, significa nullificare, questo secondo Sartre è già un primo importante indizio del fatto che noi uomini ci differenziamo dal mondo, ci differenziamo dall'essere, ci differenziamo dall'insé, perché siamo nulla e abbiamo il potere di nullificare, cioè di concepire il nulla e di distruggere e di annientare, di concepirlo a livello teorico, di praticarlo e quindi di annientare. Ok? Quindi arriviamo alla prima definizione, no, dell'uomo. L'uomo è l'essere la cui essenza è il nulla. No? L'uomo è l'essere la cui essenza è il nulla, e in questo senso si contrappone all'essere, all'insé. Sarebbe meglio dire, per evitare confusioni, l'uomo è l'essente la cui essenza è il nulla, e quindi in quanto tale si contrappone all'essere, che invece è appunto il suo totale opposto, è puro, mero, completo, compiuto, pieno, gonfio, rigonfio, essere. Ok, bene, sono le 12:55, 5 minuti di pausa e rilassamento e sgranchimento, però non trovo più, eccolo qua, la mia colonna musicale. Allora usiamo novità del giorno, usiamo una canzone storica, non so se voi l'avete mai sentita, per me è una canzone storica. Ok, in piedi, su, in piedi, non fate i pigri, a cominciare dalla testa. Sì no No, ni, 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 giro da una parte, giro dall'altra, spalle indietro, avanti. Metti fuori! Ispirando! Su! Giù! Ispirando! Ok, torsione del dosso! Ok, rotazione della vita! Qui è già finito, ma io lo rimando perché è cortissima. Ok, rotazione della vita in un senso
nell'altro senso, il doppio senso della vita. Godetevi il doppio senso della vita, scopritelo sempre di più. Ok, gambe in alto, saltellando. Ok, sgracchimento delle spalle, dei gomiti all'infuori e all'indentro, dei polsi all'infuori e all'indentro, delle dita. Saltare. Girare. Girare dall'altra parte. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ok, bene, riprendiamo da dove eravamo arrivati. Ah, sì, il ripasso, la stessa cosa è per la morte. Gli atomi dopo la morte di un corpo non scompaiono. Certo, ok, anche l'esempio della morte si addice bene. Ah, in questo senso, appunto, la morte è la nostra distruzione. Noi possiamo concepire la nostra morte proprio perché siamo in grado di concepire la distruzione, ovvero proprio perché abbiamo dentro di noi il nulla. Siamo, appunto, costituiti dal nulla e quindi abbiamo il potere di concepire e di attuare il nulla. Ma a questo punto Sartre prosegue la sua indagine, quindi prosegue la sua argomentazione a favore appunto della sua tesi di prima, ovvero l'uomo è l'essente la cui essenza è il nulla, no? Il cui, si potrebbe anche dire per fare un gioco di parole paradossale, l'uomo è l'essente il cui essere è il nulla. Ok, ma dove... No, come possiamo ancora accertare, appurare che questa sia la situazione, no, umana, la condizione umana, appunto esaminando la nostra coscienza. Allora, la nostra coscienza, sostiene Jaspers, se ci pensiamo bene, ha una doppia faccia, è un doppio specchio. Perché? Perché da un lato è coscienza riflettente, cioè è una coscienza, uno specchio che riflette, che rispecchia le cose che sono intorno a noi, che compongono, no, il mondo, che compongono l'essere, quindi questa penna, questi occhiali, eccetera, questo tablet. Quindi da un lato siamo coscienza riflettente, dall'altro lato siamo coscienza riflessa, ovvero coscienza autoriflettente. Perché? Perché siamo anche coscienza di coscienza. Dunque c'è un altro specchio che costituisce la nostra coscienza, è lo specchio che rispecchia la coscienza stessa, no? È l'autocoscienza, la coscienza che rispecchia se stessa. Naturalmente queste due facce della coscienza, questi due specchi che costituiscono la coscienza sono connessi in modo indissolubile l'uno con l'altro, no? Perché noi non possiamo avere coscienza delle cose esterne senza avere coscienza dei nostri stati di coscienza e quindi senza avere coscienza della nostra coscienza. Bene,
questo punto, no, questa è una cosa che alla fine avevamo già acquisito in base agli studi filosofici passati, precedenti, però adesso invece la novità di Sartre è questa, ovvero la spiegazione della coscienza riflettente è semplicissima e facilissima. Perché? Perché la coscienza riflettente, no, nel momento in cui appunto riflette, rispecchia un oggetto esterno, un oggetto altro, diverso dalla coscienza, chiaramente no, lo può rispecchiare proprio perché è diverso dalla coscienza. No, io posso notare la differenza tra la mia coscienza e l'oggetto, no, e l'oggetto che si rispecchia nella mia coscienza, perché la mia coscienza è diversa, è distinta. No, sapete che qualsiasi coscienza-conoscenza si basa comunque sulla distinzione tra pensante e pensato, tra specchio e rispecchiato. Quindi pensante e pensato, per essere coscienti di qualcosa occorre questa distinzione. Dunque occorre qualcosa che distingua il pensante dal pensato. Nel caso appunto della coscienza riflettente, che osserva, pensa, rappresenta oggetti fisici esterni, è chiaro che questa distinzione c'è. Ma attenzione, il problema diventa invece, il problema è ben altro, il problema è: ma nel caso della coscienza riflessiva, della coscienza che si rispecchia in se stessa, nel caso della coscienza riflessiva che si rispecchia in se stessa, non c'è nessuna differenza apparente tra la coscienza pensante e la coscienza pensata, ok? Non c'è nessuna differenza tra lo specchio e lo specchiato, perché sono, no, è lo stesso specchio. Dunque, come facciamo ad essere autocoscienti? È un fatto della nostra coscienza che noi siamo autocoscienti. Noi ci intuiamo immediatamente, in modo evidente, come autocoscienti. Quindi è indubitabile che ci sia questo autorispecchiamento della coscienza. Ma il problema è: com'è possibile questo autorispecchiamento se nell'autorispecchiamento della coscienza, no, la coscienza che rispecchia è uguale, identica alla coscienza che è rispecchiata? Bene, la risposta di Sartre è: l'unica distinzione tra coscienza pensante e coscienza pensata è il nulla. No, quindi noi possiamo... Qual è la differenza? Il nulla. Che cosa distingue la coscienza pensante dalla coscienza pensata? Niente, niente. Ma questo significa che la nostra coscienza si fonda su questa fenditura, su questa crepa interna che altro non è che il nulla, che non è il nulla, si potrebbe dire, non alla latina, ma che, no, no, non c'è il nulla nella nostra coscienza, ovvero non c'è nulla nella nostra coscienza, e grazie a questo siamo autocoscienza. Quindi, adesso detto più semplicemente, evitando troppi sofismi e giochi di parole, no? Sartre argomenta che noi abbiamo una coscienza di tutte le cose che ci stanno intorno, no? Una coscienza riflettente solo perché abbiamo una coscienza, un'autocoscienza, ma abbiamo un'autocoscienza, o meglio siamo un'autocoscienza, solo perché, no, la nostra coscienza è costituita dal nulla che appunto ci permette di essere autocoscienti, ok? Quindi definitiva argomentazione, no, del fatto appunto che gli uomini sono, no, gli essenti il cui essere è il nulla, o se preferite la cui essenza è il nulla. Allora in quanto tali, gli uomini si meritano anche loro un nomignolo, un nickname, che è per sé. No,
Allora, il mondo in quanto essere è in sé. E abbiamo visto per quale motivo. Abbiamo visto che cosa significa. L'uomo, invece, in quanto è quell'essente, la cui essenza è il nulla, è un per sé. Il nomignolo dell'uomo, il nomignolo, il nickname più adatto all'uomo è per trattino sé. Cosa vuol dire? Che cosa indica il per sé? Chiaramente l'antitesi rispetto all'insé. L'insé è qualcosa che semplicemente sta in se stesso, è in se stesso, aderisce totalmente a se stesso, appunto è essere uguale a essere. Mentre per sé, quel per è un per finale, è un per che indica una destinazione finale, che indica un obiettivo da raggiungere, che indica qualcosa, una meta che è sempre da raggiungere. Allora, ciò significa, forse detto in modo più semplice, che l'uomo non è mai quello che è sempre quello che sarà. È sempre quello che sarà, perché? Perché appunto dal momento che la sua essenza è il nulla, è sempre all'inseguimento di qualcosa, è sempre all'inseguimento, no, di un essere che riempia il suo nulla, no, essenziale, fondamentale. No? Dunque vuol dire, in questo senso anche, che l'uomo è quell'essente che non è mai qualcosa di definito, non è mai qualcosa di determinato, non è mai qualcosa di completo, di compiuto, e quindi è sempre alla ricerca della sua compiutezza, è sempre alla ricerca di qualcosa che lo riempia, che lo realizzi, no? che lo attui. Dice Sartre, l'uomo è l'essente che è ciò che non è. Perché? Perché quello che io sono, quello che voi siete in questo istante, già adesso non lo siete più. No, quindi in realtà in ogni istante siamo quello che non siamo più, perché già non lo siamo più. No, quindi, e al tempo stesso, l'uomo è l'essente che non è ciò che è. Perché? Perché ancora non siamo quello che saremo. No, quindi non siamo ciò che saremo, ciò che appunto in seguito saremo. Ma si può anche poi in realtà interpretare diversamente, no? Cioè siamo un essente che è ciò che non è, cioè ciò che non, appunto ciò che non è ancora, ciò che dobbiamo diventare, e che non siamo più ciò che siamo diventati. No, non siamo più, non è ciò che è. Noi siamo già diventati qualcos'altro e quindi non siamo più quello che eravamo prima, no? Quindi, ma attenzione, questo appunto è un po' un'astruseria filosofico-linguistica, ma credo di avervene spiegato il senso più, no, più semplice, ma anche più significativo. Tutto questo però poi si compendia nel fatto che siamo liberi, no? Sartre afferma che nel momento in cui siamo essenti, la cui essenza è il nulla, e dunque siamo per sé, cioè siamo sempre all'inseguimento di ciò, no, del nostro essere, dunque costruiamo sempre il nostro essere, no? E non siamo mai completamente ciò che siamo, dobbiamo sempre essere ancora qualcosa, siamo liberi, no? Quindi in questo senso la filosofia dell'esistenza di Sartre è quella che enfatizza al massimo grado la libertà dell'uomo, la libertà individuale dell'uomo. No, siamo liberi di pensare qualsiasi cosa, anche ciò che non esiste. No? Quando progettiamo una nuova disposizione della nostra camera, noi lo possiamo fare perché siamo liberi di pensare grazie al nulla, siamo liberi, no, di
di pensare ciò che non è. No, che cos'è il progetto di una nuova disposizione dei nostri mobili o della costruzione di una nuova casa? È il progetto di qualcosa che non è, non è. Quindi è grazie al fatto che noi abbiamo in noi il potere di nullificare, di produrre il nulla, che possiamo ideare qualcosa che non c'è e quindi poi possiamo costruire qualcosa che non c'è. Dunque il nulla è anche la base della costruzione, perché ogni costruzione, almeno umana, presuppone una distruzione di ciò che c'era prima. Ok, ma in questo senso per Sartre la libertà umana è a monte, poi vedremo, scusa, no, non a monte, a valle, in parte la libertà individuale di ognuno di noi, secondo Sartre, è incondizionata, cioè assoluta. Cosa vuol dire? Ci può essere l'obiezione, no, ci potrebbe essere subito l'obiezione, ma per esempio io vorrei scalare l'Everest, ma in realtà non ce la faccio, non sono libero di scalare l'Everest, quindi non è vero che la mia libertà è assoluta, è piena. Ma Sartre risponde: io scelgo di scalare l'Everest, no, lui dice il coefficiente di difficoltà, il coefficiente di avversità che può avere la realizzazione di una mia possibilità di azione, di una mia azione liberamente scelta, dipende dalla mia libera scelta. Quindi se io non riesco a scalare l'Everest è perché ho scelto di scalare l'Everest. Avrei potuto benissimo scegliere di scalare la montagnetta di San Siro e quindi avrei potuto tranquillamente farcela, no? In ogni caso, seconda poi replica, no, a questa possibile obiezione sull'assolutezza della nostra libertà, in ogni caso, sostiene Sartre, in ogni caso posso provarci, anche se non sono, se non arrivo in cima all'Everest, se scelgo di scalare l'Everest, non arrivo in cima all'Everest, io però ci ho provato, quindi comunque no, la mia libertà si è attuata in una certa misura, no? E attenzione, io posso anche comunque continuare a tentare di arrivare in cima all'Everest, anche se non ci sono riuscito, posso continuare a essere libero di propormi questa meta irraggiungibile, così come, dice Sartre, anche un prigioniero in un carcere da cui non si può evadere, no? Nel carcere di Alcatraz, no? Da cui può evadere soltanto Clint Eastwood, ma nessuno di noi è Clint Eastwood, solo Clint Eastwood è Clint Eastwood, quindi no, anche se uno di noi è prigioniero nel carcere di Alcatraz, da cui, vabbè, nel frattempo è stato chiuso, ma lasciamo perdere, nel carcere di Alcatraz dal quale nessuno può uscire, tuttavia noi siamo liberi di continuare a progettare dei piani di evasione, di continuare a cercare di attuare dei piani di evasione. Bene, non solo, ma ultima replica di Sartre a questa obiezione rispetto alla assolutezza della nostra libertà è chi sostiene che siccome non riusciamo a raggiungere la cima dell'Everest allora non siamo liberi, no, crede che essere liberi sia, alla fine crede, diciamo presuppone che essere liberi significa che appena io ho un desiderio, zac, lo posso realizzare, no? Quindi io, no, intendo la libertà in un senso estremo, cioè io, no, a un certo punto mi faccio il progetto liberamente, mi faccio il progetto di salire in cima all'Everest e nel momento in cui lo penso, lo desidero, sono in cima all'Everest.
Ma questo assolutamente non ha senso, questo non significa essere liberi, secondo Sartre. Questa non è una concezione estrema della libertà, questa non è una concezione della libertà, perché la libertà, se non si basa, no, se non presuppone una, diciamo, una differenza tra il mio progettare e il raggiungimento del mio scopo, tra l'individuare uno scopo, un fine, e poi arrivare all'attuazione di quello scopo, di quel fine, senza questa differenza non c'è nessuna libertà, non ha senso parlare di libertà, sarebbe come la libertà di un volatile che crede di poter volare senza aria, no, ma senza aria, senza alcuna resistenza, non si può volare, e quindi non si può essere liberi. Bene, tuttavia, e qui ormai ci avviciniamo alla conclusione, coraggio, ultimo sforzo, e arriviamo al nostro fine, e anche alla fine della nostra lezione. Allora, se è vero che la libertà non ha limiti a valle, però ha due limiti a monte, no? Quindi è assoluta, diciamo, rispetto a quello che io posso volere qui e ora, ma ha due limiti strutturali, ha due limiti costitutivi, ha due limiti ontologici che vanno appunto al di là del... meglio, ontologici relativi all'essere umano. E quali sono questi due limiti? Sono molto interessanti. Allora, il primo limite è chiamato da Sartre fatticità, e il secondo limite, ancora con un termine che abbiamo già incontrato, contingenza. Allora, il primo limite, la fatticità, in che cosa consiste? Nel fatto che io sono libero, ma attenzione, non sono libero di non essere libero. No, in altre parole, sostiene Sartre con parole un pochino più forti, belle, suggestive, ogni uomo è condannato, è obbligato ad essere libero. Non possiamo non essere liberi. Siamo liberi, ma la libertà ci è data. Non abbiamo mai potuto, né mai potremmo scegliere tra essere liberi e non essere liberi. No, nessuno ci ha chiesto all'inizio della nostra vita: vuoi essere libero o vuoi non essere libero? Quindi siamo condannati ad essere liberi. Primo limite proprio strutturale costitutivo della libertà. Secondo limite invece, contingenza, cosa vuol dire? Che siamo nati da due genitori e soltanto da quei due genitori, abbiamo soltanto o non abbiamo soltanto quei fratelli, quelle sorelle, quegli zii, quei cugini, siamo nati in una certa città, in un certo paese piuttosto che in un altro, in una certa epoca piuttosto che in un'altra. Tutto questo è la contingenza, perché tutto questo non l'abbiamo deciso noi, è del tutto casuale, è del tutto accidentale. E perché siamo nati dai nostri genitori e non da altri genitori, e perché a Milano e non a Tumbuktu, e perché nel secolo XX, XXI e non nel 1200, bene, tutto questo non dipende da noi. No, la nostra libertà quindi parte da questa contingenza, dal fatto che siamo in una situazione che non abbiamo scelto noi, che non potevamo scegliere. No, come del resto non potevamo nemmeno scegliere, forse la radice più forte della contingenza è il fatto che non scegliamo di nascere o di non nascere. No, non abbiamo potuto scegliere di nascere e di non nascere, quindi che significa? Nessuno ci ha chiesto prima di nascere: vuoi nascere o non vuoi nascere? Qualcuno di voi ha ricevuto questa domanda. Quindi non abbiamo scelto i nostri genitori, non abbiamo scelto,
Dunque, non abbiamo scelto l'ambiente e l'ambiente condiziona ovviamente la nostra libertà. Possiamo essere liberi soltanto in questo contesto storico e non in un altro qualsiasi contesto storico. Certo, poi possiamo modificare parzialmente il nostro contesto storico, volendo possiamo cercarci anche dei genitori adottivi, ma non più di tanto ovviamente, non tutti. No, comunque le nostre possibilità da questo punto di vista sono limitate. Bene, conclusione, grande, grande conclusione, ultimi tre minuti. La conclusione è che stando così le cose, l'uomo in sé cerca, no? Cerca appunto, è un per sé, abbiamo detto, è all'inseguimento, cambia sempre, no? Si trasforma sempre, si dà sempre da fare, progetta sempre, agisce sempre per raggiungere i suoi progetti, tutto questo perché? Perché appunto vorrebbe essere, siccome si sente nulla, vorrebbe invece essere, cioè invidia l'essere, invidia l'in sé e vorrebbe diventare essere, vorrebbe diventare in sé. Dunque, sostiene Sartre, lo scopo ultimo di tutti i progetti umani, no, io posso progettare di scrivere un libro di filosofia, di pubblicarlo, di avere successo, ma oppure posso progettare di andarmene a vivere da solo in un'isola delle Eolie, cioè, non so, a Licudi. Di passare il resto della mia vita lì in isolamento, isolamento. Bene, ma in ogni caso il fine ultimo della mia azione, di tutte le mie azioni, le vostre, di tutte le azioni, è raggiungere la condizione dell'essere, la condizione di pienezza, la condizione di staticità, la condizione di quiete, la condizione di tranquillità, serenità, perché l'essere in sé non deve raggiungere qualcosa, non deve darsi la pena di conseguire niente, quindi è bello, tranquillo, riposato, sereno, rilassato, e noi per sé non possiamo fare a meno di invidiare l'in sé, quindi di cercare di raggiungere l'essere, l'in sé. Ma attenzione, questo sarebbe niente, perché noi, no, d'altra parte, non siamo in grado di rinunciare alla nostra coscienza. Siamo coscienti di essere coscienti e ci piace essere coscienti, quindi non vogliamo perdere la coscienza. Il limite, il difetto, il grandissimo difetto che riscontriamo nell'essere, nell'insé, è la sua assenza di coscienza, è la sua assenza di consapevolezza. Esiste ma non sa di esistere, e quindi è come non esistere dal nostro punto di vista, no? Esistere senza sapere di esistere è come essere morti dal nostro punto di vista, no? L'essere è un cadavere in questo senso. Dunque, da un lato lo invidiamo e vogliamo essere come l'essere, dall'altro lato però vogliamo diventare, buongiorno Alberto, vogliamo diventare l'essere, vogliamo diventare l'in sé mantenendo la nostra coscienza. Cioè il fine ultimo del nostro agire è la sintesi, la conciliazione tra l'in sé e il per sé, tra l'essere e il nulla. Ma questa sintesi dove si vede, dove l'abbiamo espressa? L'abbiamo espressa, risponde Sartre, nella credenza in Dio, nella idea di Dio. No, ci siamo fatti l'idea di Dio, abbiamo creato Dio perché Dio rappresenta la nostra aspirazione ultima, quella di diventare degli in sé mantenendo la nostra coscienza, continuando però al tempo stesso di essere dei per sé. Ma quindi, in altre parole, il fine ultimo di ogni nostra azione, della nostra esistenza, è farci Dio, è diventare Dio. Ogni uomo è un'aspirazione a diventare Dio, a diventare come Dio, come l'idea di Dio. Ovviamente è una missione veramente impossibile per tutti, anche per Tom Cruise, perfino forse per Clint Eastwood. Quindi l'uomo è destinato al fallimento, è destinato alla disperazione, e è in questo senso una passione
inutile. Conclusione. E il niente finisce in niente. Sogna di diventare tutto e invece non può che finire in niente. Bene. Andremo avanti e concluderemo la prossima volta con la teoria dell'amore di Sartre. Bellissima, bellissima. Per ora vi saluto, arrivederci alla prossima puntata di martedì. Ciao, buon sabato del villaggio.